mentre il bordo poi alla fine lo facciamo a 3 che è troppo grande così. Colore nero. Facciamo una data che vediamo. Ok, più o meno. Proviamo a mettere questo anche lui a 20, vediamo. Sì, meglio. Questo praticamente con questo effetto griglia diamo, separiamo i vetrini. Tanti piccoli quadratini. Ok, una cosa sola però, che qui vedo che non è risultato come volevo. Andiamo di nuovo su frattale, una maschera, proviamo a diminuire un po' la sfumatura. Qui clicchiamo così, leviamo la maschera, vediamo. Così sembrerebbe meglio. Spostiamo un pochino il livello. Ok. Praticamente deve riprendere il colore che c'è qui sulla sinistra, così quando poi verrà a fare la sfera, quando si uniranno questi due lati, non si vedrà lo stacco della riga in mezzo. Ok. Quindi la sfumatura non 200 ma molto meno, ma anche 40, facciamo un 40. Ok, bene, ora dobbiamo andare su nuova composizione. Adatta. Andiamo sul progetto, prendiamo il frattale con la griglia, l'ultima composizione che abbiamo creato, la importiamo. Facciamo effetto Prospective CC Sphere. Allora, il raggio lo portiamo a 400. Mentre qui sul render facciamo outside, poi diamogli la rotazione, così vediamo se lo stacco non si nota. Usciamo da qui, clicchiamo, accendiamo l'orologino, portiamo la fine della timeline, facciamo anche lui 400. Vediamo l'anteprima se si nota lo stacco. No, non si vede lo stacco. Bene, così la sfumatura che abbiamo fatto sulla maschera precedente nell'altra composizione da 40% va bene di sfumatura. Ok, aumentiamo un pochino la luce, che mi sembra un po'. Andiamo su tutta la superficie. Facciamo 90. Ok, rinominiamo la composizione così abbiamo un po' più di chiarezza. La chiamerò sfera palla. Ok. Poi andiamo su nuova composizione e lo chiamiamo finale. Facciamo da 1280 praticamente per 720. Ok,
Andiamo sul progetto, prendiamo la nostra sfera, la palla, la importiamo, duplichiamo con Ctrl D. Ora, dobbiamo selezionarle tutte e due, tenendo premuto Shift. Rimpiccioliamolo un pochino con la scala. Ora facciamo rotazione. Ruotiamo un pochino. Poi clicchiamo sul duplicato e facciamo sfocatura, andiamo su effetto, sfocatura, contrasto e mettiamo quello riquadri, sfocatura riquadri. Mettiamo un raggio sfocatura, lo portiamo a 50. E le interazioni meno 3. Effetto genera sfumatura a 4 colori. Colori, poi effetto, correzione colore, tonalità e saturazione. Abbassiamo un pochino la saturazione, facciamo a 30, a meno 30 che va bene. Ok, ora andiamo sulla modalità e facciamo metodo fusione, luce intensa. Ok. Ora, nuovo livello di regolazione. Rinominiamolo. Tasto destro, rinomina. Chiamiamo Shine. Andiamo su effetto. Clicchiamo effetto. Trap code shine, qui niente. Allora, ray light portiamo a 3. Andiamo sul color reset, non facciamo niente. Transfer mode, facciamo hard light. Ok, lasciamo così che va bene. Ora, nuovo livello, facciamo un altro livello di regolazione. Effetto, correzione colore, mettiamo curve. Lasciamo in RGB, abbassiamo leggermente la curva. Ok, questo in pratica è la nostra sfera con gli specchi da discoteca. Mi piace molto questo effetto, non è male. Molto vintage. Ok.